Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Buon Natale e buon anno a tutti. Anche quest'anno avremo un programma speciale per il Santo Natale. Avremo tante belle canzoni, diciamo, tradizionali del Santo Natale con zampogne ed altri strumenti, diciamo, molto adatti appunto per questa occasione. E avremo tanti messaggi anche da parte di personalità della comunità che ci parleranno appunto, ci daranno appunto i loro messaggi per il Santo Natale e ci parleranno di questa situazione, diciamo, molto molto critica della pandemia che stiamo attraversando con il coronavirus. Quindi avremo un messaggio dal nuovo parroco della parrocchia della Sant'Angela, padre Restivo, e quindi avremo anche il sindaco di Tecamsi e il sindaco di Amesburg che ci daranno il loro messaggio per questa occasione del Santo Natale, ovviamente con altre personalità della comunità. Inoltre avremo anche un breve messaggio dal cavaliere Frank De Angelis e delle informazioni per quanto riguarda i pensionati dal direttore del patronato Italwill Walter Ricci. Come vedete, gentili telespettatori, sarà un programma molto molto interessante e molto divertente senza pubblicità. Quindi passeremo questa oretta, gentili telespettatori, con tanta musica e tanta personalità. Seguiteci, sarà molto interessante. E diamo inizio al nostro programma, gentili telespettatori, con un bellissimo tratto musicale con zampogne, con una canzone natalizia. A risentirci, a tra poco. Salve a tutti voi, hello to all of you. It's a real pleasure and an honor to be addressing you today a little bit about what Christmas is for me, for us as Christians. My studies in theology have focused on what we call the incarnation, the fact that God chose to become a human being. And as one theologian I studied has stated, the incarnation, which is Christmas, which is the birth of Jesus, is God embracing, or God hugging, actually, all of human history. And so I think that this is a phenomenal time for us as human beings to be able to celebrate. There is no other religion in the world that says that our God fully became one of us and yet remained fully God, which is, of course, beyond the capabilities of the human mind of fully understanding or grasping, and yet that is what our theology says. And to me, that makes Christians different than anyone else in the world. And it makes me feel this incredible privilege to be part of Christianity, to be part of a church. Some of us have met before. My name is Maurice Restivo, and I am the pastor now at what's called the Windsor Heritage Catholic Family of Parishes, which includes St. Angela Merici
Assumption, St. Alphonsus, and the communities of St. Benedict, Latin Rite, and St. Daniel Comboni, African. We are really privileged, though, to be celebrating. And in the midst of this very difficult time in human history, certainly for any of us right now watching or listening this, it's the only real pandemic that any of us have ever experienced. And I think it has a lot to do with the reality of our faith as well. Our faith says that God loves our history so much that he became part of it, and yet gave it this reality that, or created the world as it is. And then in becoming one of us, he embraced the world as it is, as God created it to be, which means that we have to deal with the reality that is there, which means we certainly have to pray, but far above and beyond prayer, we have to respect the way the world works, the way the world that God created works on a day-to-day basis, how viruses function, how health functions, medical science, and all of these beautiful things that God has given us. Behind me, you see this incredible window of the flight into Egypt right after the birth of Jesus in the Gospel of Matthew, and it's what we celebrate on the 6th of January, the Epiphany, La Befana in Italian. We have Joseph and Mary are forced to flee with the child Jesus. And that right away makes Jesus an immigrant and a migrant, you might say, and someone who is forced to flee in search of safety. We have so much of that going on in our world today. So the whole reality of the Christmas mystery, the fact that God chose to become one of us, and then God experienced being chased or having to flee from his homeland in order to have safety, has a huge implication on each one of us, because it means that that all of us are called to work for recognizing the God who still chooses to come among us, and to hold the people, as Pope Francis has said more than once, to hold the people who are forced to flee for their lives and for their livelihood with a certain special esteem. We in Canada are blessed to be living in a country where we don't have to fear for our lives, where we in fact welcome refugees rather than run away from situations. And so that challenges me to welcome that. We also welcome one another. Our parishes have a full slate of masses. Here at St. Angela, we have for Christmas itself, we have Mass at 4:30 in the afternoon, which is a new Mass we've added. It will be bilingual, English and Italian. At 11 p.m., the traditional time we've been having it, we will also have a Mass in English and Italian, bilingual. Then we have the Christmas Day, the 25th, we have the Sunday Mass schedule. So we have 9:30 a.m. in Italian and 11:30 a.m. in English. This is when we're filming this, we are unsure of what our status will be in terms of our health unit and COVID precautions. If we are in gray and we are unable to have public masses, we will be live streaming masses for both Christmas and every Sunday and every weekday, in fact, as well. But for every weekend, we will have both English and Italian masses available. And for Christmas and for New Year, for the Feast of Mary, Mother of God, we will have masses available in streamed in Italian and in English, so that you may join with us virtually in what we're doing in this COVID time. So many of our meetings, our encounters, our get-togethers are having to be done virtually rather than in person in order to keep one another safe. Because above all, that is our goal, is to, when we recognize that our God comes into our world, we want to do everything that we can in order to keep our world and the people in it, these people who God has created, to keep them as safe as possible. So we invite you to join us in person if we are here, but you must call the church for reservations. And if we are not here, to check out our website, our brand new website, check it out regardless. It's St. Angela Merici, stangelamerici.ca.
In italiano dico qualche parola. Le messe a Natale, speriamo bene che di poter celebrare le messe pubbliche. Vediamo in che zona stiamo, punto di vista col Covid, eccetera. Abbiamo una messa alle 4:30 in bilingue il 24 dicembre e anche alle 11 di sera, di notte, alle 4:30, al bilingue. Poi venerdì 25 dicembre alle 9:30 in italiano, alle 11:30 in inglese. Anche se stiamo chiusi a causa del Covid, avremo sul nuovo sito web sant'angelamerici.ca, sant'angelamerici.ca, avremo le messe in italiano e in inglese, tutte e due. Siete i benvenuti, ossia virtuale, ossia a persona. Se volete venire, se stiamo aperti, dovete chiamare l'ufficio della parrocchia. Grazie tanto. Thank you all so much and wishing you a happy, holy and blessed Christmas. Buongiorno a tutti. It's a pleasure as the mayor of the community of Tecumseh to speak to our good friends, the Italian community of Windsor and Essex County. I'm going to touch a little bit as we move into a very special time of the year, Christmas, and it's a time where everybody wants to join family and friends and celebrate, you know, such a great season. But this year, it has to be a little different because of COVID-19 and the pandemic and the situations that we're faced with right now, being in the gray zone, which is a lockdown. Now it's very, very critical for us to minimize the amount of exposure to our citizens, our friends, our family. So there's some basic rules that we have to follow. Wear a mask anywhere you go. Critical. It's a very, very important. Wash your hands often. Social distance is very, very critical for us. We have a responsibility as individuals. The virus alone can't survive. We are the transmitters. We're the ones that bring it from one area to the next. So I plead with all of our citizens in our community, take some responsibility of all your actions. Make sure that you don't go out when you don't have to go out. Make sure that very few within the family, to get the necessities. We know you got to eat, you have to do some things, you have to go out, but keep it at a minimum. And listen to what the public health unit led by Dr. Ahmed and Teresa Marantet, they're the experts. And I can tell you, the doctors and the nurses in our hospitals are becoming overwhelmed. Imagine these people have been working on the health unit, some of them, for the last 10 months without no time off, every day. Why? Because of the love of the community, and they're there to protect our interests. Working with the province and working with the federal government. It all boils down, ladies and gentlemen, on each individual to make sure we pay attention to what our actions are. So I'll conclude on two notes. Number one, do the best that you can over the holiday season. And take care of each other, and be respectful, be mindful of our individual responsibilities. Show compassion to others. Help our nurses and our doctors by heeding to the advice of public health. Wear your mask, wash your hands often, sanitize when you can't wash your hands, and social distance. If we do our part, when the vaccines finally get here, we'll have the ability to save a lot of citizens.
So remember, there's close to 90 of our residents that are not going to be at the banquet table at Christmas time. There will be an empty chair. There's no more Christmases for them. So let's take care of ourselves. Do what we have to do. Thank you. Ciao a tutti i spettatori. Ho piacere di essere qui con mio amico, il sindaco di Tecumseh, Gary McNamara, e ha bisogno di tutti noi, i consiglieri qui. Vogliamo, dice che dobbiamo ascoltare il messaggio del sindaco. Non solo il sindaco, ma tutti i genitori, tutta la gente che abitano qui, dobbiamo essere forti insieme. E insieme possiamo vincere questo pandemic. A questo momento voglio dare auguri a tutti i spettatori di un buon Natale, un buon anno qui. L'anno 2020 è quasi finito e speriamo di essere l'anno nuovo con la fortuna di tutto buono volontà. Again, Merry Christmas and stay strong and stay well, everybody. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Gentili telespettatori, è un piacere oggi essere qui ad Amesburg con il sindaco Aldo Di Carlo e dare appunto al sindaco l'opportunità di fare a voi tutta la comunità gli auguri per il Santo Natale. There's so much going on with the coronavirus, especially in the town of Amesburg. I got to I want to say thank you to all the people on the council and the administration, all the residents, for everything they're doing to try and keep it from going around. There's too many people getting sick, too many people dying, and so that's going to make for a hard holiday this year. Christmas is not going to be the same like we used to have, but I think it's really important that the people stay home with just their immediate family. We're so used to going to Mama's house. For me, Mama Lucia, it's going to be hard. But she's got to pick a family, probably my sister, Giuseppina, maybe. She go there. I'm going to say hello on the camera. And these are what we got to do, I think, this year to make sure that next year, when we have a proper Christmas, that we're all going to be there, especially for the Italians, we got big families. We love to get together. We like to eat, to drink, to laugh. And so it's going to be hard this year that we can't do that outside the house. And so next year, we're going to have a big party when we can. That's what we got to look forward to. There's a lot of hope, there's vaccines coming. It's just the 1 year. That's people got to remember, just the 1 year. And next year we can go back to the way it was. Mio Di Carlo, I appreciate very much your greetings to the whole community on this occasion, and I wish you the best, and I take this opportunity to congratulate you and your council for the success of the town of Amesburg in the last few years. That is very, very well done, and it's nice to see the community coming up all together and go ahead toward the success for many, many years to come. Thank you. This is a really great community. I've been here all my life since my parents come from Italy. So to everybody, I say Merry Christmas, Happy New Year, and to all the Italians in the community, Buon Natale e Buon Anno a tutti. Gentili telespettatori, buongiorno e benvenuti al programma di Luigi Tosti, che saggiamente ogni domenica ed altri giorni presenta a voi questo programma italiano, italiano nel senso che la comunità credo ne abbia bisogno. Vorrei, prima di dare a voi tutti
gli auguri più sentiti della Santa Festa, vorrei ricordarvi che siamo in un momento molto difficile. Oggi la crisi del Covid ha raggiunto il massimo della vetta. In altre parole, stiamo attraversando dei momenti difficili, momenti comunque che non ci devono far disperare, bensì ci devono dare la forza per affrontarli e fare in modo che possiamo risolvere anche le nostre crisi fisiche e psicologiche. Noi italiani, come ben ricordate, siamo un po' abituati alle disgrazie. Ci ricordiamo le quattro guerre di indipendenza che abbiamo dovuto subire, le due guerre mondiali, la grande crisi del 1640 per la famosa peste che hanno avuto, ed infine, negli ultimi decenni, anche anni, la famosa spagnola che ha massacrato migliaia e migliaia di persone. Noi italiani siamo un popolo abituato alle pene, abituato alla sofferenza, ma siamo altrettanto intelligenti da superarla e, come sempre, sono sicuro, le supereremo anche in questa occasione. Cioè, parliamo del Natale adesso. Cosa ci fa ricordare il Natale? Il Natale, oltre ad essere una festività religiosa, per me ha anche un senso morale, e mi spiego. Il mio senso di vita è l'armonia, il fatto di amarsi, il fatto di vedersi, il fatto di non criticarsi e far prevalere sempre l'amore, la pace e la serenità, soprattutto nelle famiglie. Famiglie che a volte hanno dei problemi, perché il mondo è anche fatto di problemi, ma è importante ricordare che tutto si può superare anche con l'amore e con la fede, perché, come ho già detto moltissime volte, l'amore salva, l'odio uccide. Quindi, per questa santissima festa, voglio augurare a voi e alle vostre famiglie gli auguri più sentiti di un Natale in letizia, un Natale circondato da affetti, un Natale che possa ricordarvi anche il nostro passato, le bellissime tradizioni italiane, il fatto di ricordare le grandi feste trascorse nelle nostre cittadine italiane e nelle grandi città, dove i costumi, gli usi, il cibo, i dolci, quelle grandi cose che noi, soprattutto i migranti, non potremo mai dimenticare. Possa anche in questa occasione il Signore dare a voi pace, serenità e prosperità. E sono molto fiero non solo di essere un vostro connazionale, non solo di essere italiano, ma soprattutto di essere anche un vostro amico. A voi e alla vostra famiglia tanti, tanti auguri di buona festa e che il Signore vi benedica. Hi everybody, it's Walter Riggi at the Office of the Patronato here in Windsor, Ontario, Canada. I'd like to speak in English. Hopefully I can get to the children of the retired pensioners, because this is going to require your help in trying to help your parents. So right now the letters for the 2019 income tax returns are being requested by Italy. So what you would like to do to help us is to bring the 29 income tax return, where I can come and open the tax return and try to find the information that I need to satisfy for the continuing of the pension for your parents. Also, they've received the proof of life certificate form from Citibank in Ireland, and that's requesting the presence of the pensioner to the office here to prove that they're alive. So you're going to have to bring them in as well. Now, some parents can still go on their own, which is fine, and some parents need your assistance. So if you can bring them along, it'd be great. Now, because it's getting cold, I just want to inform everybody that you can have your parents remain in the car to stay warm, and you come out into the office and we'll take care of matters there. I can see them through the window, or I can come out and say hello to the parents and get their signature on what we need. So it's important that I see them for the proof of life. I want to inform everybody that we have an increased traffic problem here at our office.
We have many people who are obeying the COVID rules of social distancing, and they are lining up to the road sometimes or remaining in the cars and taking turns coming into the office, which I have to say thank you very much for obeying the laws. It makes my job a little bit easier when it comes to taking care of COVID issues in our office. If you are calling and you find that the phone is ringing or it's busy, there is a lot of people here. And yes, I am by myself at the moment. And I have my secretary, which she is doing work from home, and she's extremely busy as well because we're trying to make our year-end deadline. You just have to be a little bit patient. Just keep trying, keep calling. Eventually, we're going to connect. I'm trying the best of my ability to make sure I contact everybody. I'm in contact with everybody that is calling and showing up at the office. I'm a human being. I'm only one person, and there's a lot of pensioners that need assistance. And unfortunately, this year with COVID, all these letters have come at the same time, and they expect us to get it done before the end of the year, which it's not really fair to the pensioner because it's a lot to ask. But in the meantime, we have to do it because we have to make sure that the pension payments keep coming through to you. So I am more than happy to help you here at the office, but we just have to help each other. A little bit of patience on your part and patience on my part, and we'll get through this. It's not complicated, we just need patience. And once again, it's Christmas time, 2020. Merry Christmas to everybody. Please be safe and enjoy the nice winter festivities that are about to come our way. And thank you and see you soon. Quest'anno, gentili telespettatori, per via della pandemia del coronavirus, non abbiamo registrato tanti messaggi da parte dei nostri patrocinatori. Ma loro sono molto molto importanti per noi perché rendono questo programma accessibile a voi tutti. E nel ringraziarvi voi tutti per seguirci e per lasciarci entrare nelle loro case con questo programma, vogliamo ringraziare anche i nostri patrocinatori che rendono possibile appunto questo programma. E sarà molto gradito e gentile telespettatore da parte loro sentire i vostri ringraziamenti per questa promozione appunto del programma che rende possibile dare a voi tante informazioni della nostra comunità italiana e da voi un segmento preparato appunto per ringraziare i nostri gentili patrocinatori.
Heavenly Rest family of Catholic Cemeteries would like to take this opportunity to wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Given the current situation, as you're all aware, we're trying very hard to accommodate everybody for visiting your loved ones during this holiday season and beyond. Our current hours are indoor mausoleum visitation from 2 o'clock till 8 p.m. Monday to Saturday. Outdoor visitation is open 7 days a week as usual. We're all going through a very tough time right now. We recognize families that want to come and visit. However, we'd like to follow the current rules and guidelines that everybody should be adhering to. We encourage you to contact the cemetery for any updates in terms of changes to visitation hours or changes coming down from the Ontario government. Our hours of operation for office are currently, we encourage appointment only, but they are from Monday to Saturday, 8 to 4 p.m. We encourage you to call, as I mentioned, to get any updates or schedule a meeting through one of our counselors here at the cemetery. Again, I'd like to wish you and your family the very best this holiday season. Merry Christmas and Happy New Year. Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Dalla famiglia nostra qui a Heavenly Rest Cimiteri Cattolici, alla tua famiglia. Ciao gentili telespettatori, sì, si sa che quest'anno è stato un anno abbastanza difficile, ma dai, fatevi coraggio perché ci siamo quasi alla fine. Importante ricordarvi di lavarvi le mani e di usare le mascherine e, se potete, di evitare di andare a dei posti, diciamo, pieni di gente e quest'anno, se potete, evitare di avere grandi feste in famiglia, meglio che manca una persona a una festa che manca una persona l'anno prossimo. Allora, dalla parte del personale della farmacia medica, vi auguriamo Buon Natale e un felice Capodanno. Un saluto e un abbraccio a tutti. Buon Natale e buon anno! Hello everyone, welcome to Gocha Cafe, and this is my husband Lou, myself Nancy, and our grandson Matteo. We want to thank everybody, all of our customers and people that have come to our cafe and supported us and been here. We've enjoyed you very much, and we continue to offer our services through the through this time of lockdown. We will be doing takeout and curbside pickup. And we welcome you to come and enjoy and bring your coffees home and whatever you want from our cafe. We want to thank you again and wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year. Buon Natale e buon anno a tutti. Buon Natale e buon anno a tutti. Hello everybody, I'm Fred from Fred's Farm Fresh. Me and my family would like to thank you for the business you've given us over the year. We've grown with you, and we hope that you have a great holiday season and a safe one. We are here, our family's here, to serve you, and we're following all the guidelines, and we want to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year, and thank you for your business. Thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Oh,
Oltre al presepe vivente di Pietrelcina, segnaliamo quello di Morcone e di Sant'Angelo a Cupolo, ma queste sono solo alcune delle tradizioni legate al Natale in Campania. Certamente quella più famosa è legata a San Gregorio Armeno, una delle stradine laterali di quella fettuccia che taglia in due la città, meglio conosciuta come Spacca Napoli. San Gregorio Armeno è la celebre strada degli artigiani del presepe, conosciuta in tutto il mondo per le innumerevoli botteghe dedicate a quest'arte, arte che risale al Settecento e che coincide con il regno di Carlo III di Borbone. Ma c'è chi afferma che se ne ha notizia ancora prima, forse già esisteva nell'anno 1000, quando cominciò a prendere piede il mestiere del figurinaio, il creatore di pastori, di ceramico, di terracotta, dipinti a mano e vestiti di tutto punto. Una tradizione che non trova uguale al mondo. La via e le botteghe sono visitate durante tutto l'anno ed il visitatore è così proiettato ogni volta nella magica atmosfera natalizia. Ogni famiglia napoletana fa tappa proprio qui, prima di costruire o ampliare il presepio di casa. Il rito si ripete ogni anno. Più che in ogni altra parte della città, qui si è contagiati dalla gioia autentica che si respira a Natale a Napoli. Moltitudine di botteghe, negozietti e bancarelle coloratissime affollano questa strada con una varietà ed una quantità di statuine e costruzioni per tutti i gusti e per tutte le tasche. Le tecniche per realizzare i personaggi del presepe cambiano, sostituendo la statua scolpita con manichini dotati di un'anima di fil di ferro, arti in legno e teste di terracotta. Quella del figurinaio è diventata una vera professione che coinvolge anche le donne di casa per il taglio e la realizzazione degli abiti. Questo è lo scoglio. Una sorta di sperone roccioso che a seconda delle dimensioni può ospitare la scena della Sacra Famiglia o costruire la base per il paesaggio di una Betlemme tutta napoletana. Ma accanto a delle vere e proprie opere d'arte si trovano delle figure alquanto picci, che però molto ci dicono sulla fantasia e l'ironia dei napoletani. La statuetta, o meglio, come si direbbe qui a Napoli, la caricatura del politico o del personaggio VIP del momento, è uno dei classici di San Gregorio Armeno.
Ma noi preferiamo il presepe tradizionale, magari anche piccolo, o la cosiddetta scarabattola, una teca da appendere al muro o da tenere sul comò. Dal Settecento, dai tempi di Carlo di Borbone, il presepe è una rappresentazione in miniatura di un mondo reale che si misura con i significati e i valori della Natività. L'evento religioso si proietta naturalmente, senza mediazioni, nel cuore vivo della società. Non è un caso che nella tradizione del presepe napoletano solo gli angeli e la Sacra Famiglia siano rappresentati con gli abiti dell'iconografia classica. Gli altri personaggi, ricordiamo che tutti si chiamano pastori, indossano abiti del loro tempo. E se ogni pastore ha la sua identità, ogni scena risponde ad una precisa esigenza teatrale. A partire dall'annuncio, una scena rituale che, a fronte della meraviglia dei pastori, propone la figura di un giovane dormiente, variamente interpretata come simbolo dell'indifferenza dell'umanità o come un carattere sognante. C'è poi la scena forse più caratterizzante del presepe napoletano, la taverna. La taverna è vicina ed alternativa al tempo stesso alla Grotta del Bambino. È il luogo dell'ospitalità negata e alla tavola imbandita non c'è posto, ovviamente, per la Sacra Famiglia. Qui non c'è pretesa di critica o di condanna. C'è racconto di vita, c'è cronaca del tempo. Ci sono stati anni in cui la civiltà del presepe ha rischiato di disperdersi a Napoli. Oggi c'è voglia e desiderio di ridare ad essa qualità e slancio, di far rivivere dietro ogni negozio una bottega. Provenendo dal mondo del modellismo e avendo già una manualità, ho cercato di fare qualcosa di nuovo e ho iniziato con degli stuzzicadenti e man mano, con gli anni, sono arrivato a scolpire blocchetti di faggio. E vieni in una grotta al freddo al gelo. E vieni in una grotta al freddo al gelo. Oh mio bambino, mio divino, io ti vedo qui.
posto l'avermi amato. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Ancora una volta voglio fare a voi tutti e alle vostre famiglie i miei migliori auguri per il Santo Natale e un felice e prosperoso anno nuovo. Voglio ringraziare poi molto sentitamente le personalità che hanno partecipato a questo programma, il nostro parroco Padre Restivo, il sindaco di Tecumseh, Gary McNamara, il sindaco di Amherstburg, Aldo Di Carlo, il cavaliere Frank De Angelis e tutti gli altri che si sono uniti durante il nostro programma nel fare gli auguri a voi tutti. Purtroppo ci troviamo in una situazione molto difficile per questa pandemia del coronavirus. Durante le scorse settimane ho cercato parecchie volte di fare avere a voi tanti consigli e tante raccomandazioni da parte di personalità
e ringrazio molto sentitamente il farmacista dottor Frank Verla per aver partecipato in questo programma più volte, appunto per fare a voi le raccomandazioni per quanto riguarda questo coronavirus. Purtroppo dobbiamo stare con questa situazione per tanti mesi ancora, e in questo programma cercherò di dare a voi tutte le informazioni possibili per quanto riguarda l'accortezza per questo coronavirus. Non bisogna lasciare giù la guardia, bisogna stare sempre attenti, non fa differenza dove andate e i vostri movimenti, ma bisogna sempre mantenere la mascherina, non toccarci la faccia e lavarci le mani. Dobbiamo proteggere noi stessi e gli altri, quindi è molto ma molto importante, gentili telespettatori, rispettare le regole che ci vengono consigliate dalle autorità mediche. A volte si lascia un pochettino giù la guardia, a volte si pensa forse che noi non lo prendiamo, ma non è così. Quindi proteggiamo noi stessi e i nostri cari e cerchiamo di andare avanti fino a che, diciamo, il vaccino sarà esteso a tutte le persone e quindi questa pandemia sarà sconfitta. Ricordate una cosa che avete sentito in questi giorni migliaia e migliaia di volte: il virus non ha le gambe. Le gambe ce le diamo noi portandolo da un posto a un altro. Quindi se noi cercheremo di sentire gli avvisi e le raccomandazioni delle autorità mediche, vedrete che il virus non avrà più le gambe e non camminerà, non si trasmetterà più, e quindi lo vinceremo. Quindi ancora una volta raccomando a tutti di sentire le autorità mediche e cercheremo di sconfiggere questo virus che veramente sta creando molto ma molto disagi a tutta la comunità. Ancora una volta, gentili telespettatori, voglio augurare a voi tutti e alle vostre famiglie un santo e felice Natale e un prosperoso anno nuovo. Questo programma, che viene trasmesso il 20 di dicembre, sarà ripetuto anche il 27 di dicembre e il 3 di gennaio. Quindi avremo un nuovo programma il 10 di gennaio. Quindi nell'augurare ancora a voi tutti e alle vostre famiglie un santo e felice Natale e un vero prosperoso anno nuovo, vi saluto e vi lascio con questa melodia natalizia facendo vedere tante dei tradizionali presepi. Buon Natale e buon anno a tutti!